riesco a sedermi senza fatica. Ma direi che non hai buone notizie per me. Per quanto tempo pensi di poter andare avanti così? Dimmelo tu. Secondo me, non per molto. Al prossimo attacco non riuscirai a trascinarti fin qui. Creperai in qualche vicolo. È la tua ultima possibilità di prendere in mano la situazione. Lo capisci questo? Lo so, Vic. Ci proverò. Presto. No. Devi farlo ora. Vedi quella roba là sopra? Sì. Che cos'è? Lì trovi l'ultima dose di pseudoendotrizina. Un regalo di Misty. Vuoi cedere alle voci che hai nella testa? Prendila. Fa un tiro. Spegni la luce. Esci di scena. Oppure... trova un altro modo. Scegli tu come va a finire. C'è anche un regalino da parte mia. Inibitori. Sforzati di fare questi pochi metri. Il resto dipenderà da te e da te soltanto. Hai sentito? Abbiamo un'ultima possibilità. Prendo io le redini. Endotrizina. Rogue Arasaka Tower. Questo è l'unico modo. Basta, Johnny. Devo pensarci. Vuoi pensarci? Va bene. Ma non in questo scantinato dimenticato da Dio. Cazzo, Vi. Stai parlando da solo. Ah, ad alta voce, cosa? Devi decidere. E in fretta. Dovrei farcela. Qualsiasi cosa tu decida, prima andiamocene da qui. Ehi, Vi, ho sentito... quello che pensi. Mi dispiace. Non avresti dovuto. Non è colpa tua. So cosa sta succedendo. E so che non sarà facile. Per nessuno dei due. Se non vuoi decidere qui, conosco un posto migliore. Certo, fai strada. Cos'ha di speciale questo posto? Una volta ci ho portato Jackie. Non è lontano. Jackie? Cosa c'entra lui con questa storia? Vedrai. Vieni. Ultimo piano. Aveva la tua stessa espressione. Chi? Jack? È finita, Chica. Sono fottuto. Non sembra il Jackie che conoscevo. Era tanto tempo fa. Sua madre aveva appena scoperto che era entrato nei Valentinos. Credimi, la signora West da una parte, i ciumba della tua gang dall'altra. Nessuna scelta è quella giusta. La vita non è stata facile per il mio Jackie. Ma ha trovato il coraggio di puntare su se stesso. Dopo che l'ho portato qui. Vedi quella? Ah, ora va meglio. Aria. Vengo qui quando voglio stare un po' da sola con i miei pensieri. Non è una cattiva idea. Siediti e rimugina un po' anche tu. Solo con i miei pensieri. Quasi impossibile ultimamente. Allora, cosa ha deciso Jackie quassù? Ah, sai, diventerò una leggenda in questa città. Adesso ti lascio da solo. Fa con comodo. Cazzo, mi hai spaventato, lo sai? Pensavo che stessi per andartene. No, sono ancora qui. Per ora.
Forse dovresti chiamare qualcuno a cui vuoi dire addio. Il peggiore dei casi è quello che ti aspetti. No, ma qualsiasi cosa tu decida, il rischio è alto. Se non va come vogliamo, fallo e basta. Se vuoi sentire qualcuno, questo è il momento. Le pillole possono aspettare. No, non sono nel mio stile. Gli addii. Fa come credi. Ne abbiamo fatta di strada fin qui, eh? Pensa. È iniziato tutto in una cazzo di discarica. Già, poi hai cercato di uccidermi. Vedi, è questo che intendo. Ora invece voglio salvarti la pelle. Puoi lasciare che sia io a farlo. Oppure puoi chiedere a Panam e ai suoi amichetti. Ma sappi che ti peseranno sulla coscienza. Se no, c'è l'offerta della Rasaka, ma in quel caso sulla coscienza avrai la tua anima. Penso che valga la pena tentare con la Rasaka. Che cazzo t'è preso? Dio, perché sei così testardo? Ho preso tutto da te. Sei sicuro al 100%? Non si torna indietro. Ci sarebbe un'altra opzione, sai? Quale? Mettiamo tutto a tacere. Con le pillole. Tutto. Tutto quanto. Se non facciamo qualcosa... Lo so. Proprio quello che avevo in mente. Va bene. Non capisco. Ti rendi conto di cosa abbiamo passato per arrivare fino a qui? Certo. Buttiamo tutto al vento ora. Perché? È l'opzione più pulita, meno violenta. Qualsiasi altra scelta farà delle vittime. Un giorno o l'altro tutti devono morire. Io valgo il loro sacrificio. E tu? E poi è l'unico modo in cui saremo entrambi coscienti. Di cosa? Della morte? Quando la vita ci abbandonerà. Non ci avevo pensato. È incredibile, a volte riesci ancora a sorprendermi. Forse è una cosa che ho imparato da te. Vi, sicuro di volerlo fare. Solo se non hai niente in contrario. Non è quello che avrei scelto io. Ma va bene. Tutto qui. Niente obiezioni. Forse anch'io ho imparato qualcosa da te. È il momento. Sai, è davvero uno spettacolo. È stato bello lavorare con te. Già. Anche con te, Johnny. Senso, cazzo. Voglio dire, lui... Fallo. Vedrai, ti aiuterà. Allora, Lee, com'è il vero al di là?
coraggio è ancora una merda. Cazzo, forse è perfino peggio di prima. Vorrei solo aver fatto di più. Forse sarebbe finita diversamente. Energia positiva, Victor. Solo dirti che spero davvero che esista un al di là. Vuoi sapere perché? Perché significherebbe che un giorno ci rivedremo. E allora ti farò rimpiangere di avermi mai incontrata. Che cosa ti è passato per la testa, eh? O forse non ci hai pensato affatto? È così? Dopo tutto quello che ho fatto per te. Tutto! E qual è la prima cosa che fai, eh? Ti ammazzi, ecco cosa! Se esiste un inferno, spero che tu sia lì. A marcire e bruciare. Addio. Che ascolterai questo messaggio, ma in terra e in cielo ci sono molte più cose di quanto la mia filosofia possa immaginare, no? Cioè, alla fine è stata una tua scelta. Spettava a te. Ma devi sapere che non ha riguardato soltanto te. Ha colpito anche i tuoi amici. Non credo tu sapessi quanti amici avevi davvero. Magari ci rivedremo ancora, B. Tu, io, Jackie. Fino ad allora, stammi bene. To pay the price.